tutto il comitato organizzatore di Treviso d'Arte Diffusa, un calorosissimo benvenuto a tutti voi e naturalmente grazie di essere qui con noi questa sera. Treviso d'Arte Diffusa è amore per la città di Treviso, è amore per l'arte, è amore per l'artigianato, è amore per la creazione con le proprie mani, creazione di bellezza. TAD, Treviso d'Arte Diffusa, è bellezza. Giovanna poi racconterà più in dettaglio, ci saranno gli artigiani all'interno dei negozi attivi di Treviso, gli artisti all'interno dei negozi sfitti di Treviso e i laboratori, gli atelier, all'interno degli spazi di Casugana del Comune. Ovviamente siete tutti obbligati, non invitati, è chiaro il messaggio, a mettere mi piace alla nostra pagina Facebook Treviso d'Arte Diffusa. Fuori gli iPhone subito e mettere mi piace alla pagina e visitare il nostro sito internet www.trevisodartediffusa.it per conoscere tutti i dettagli. Passo la parola a Giovanna Colima. Portavoce del comitato organizzatore. Il comitato organizzatore felicemente riunito, Sora, che ci ha sostenuto fin dal primo giorno e che ha fatto riunire lo stesso tavolo ASCOM e Confartigianato. Un grazie speciale agli sponsor, Motorsport, Castello di Roncade, Caffè Goppion. Doppio grazie al BHR che ci sta coccolando come principi e principesse. V73, Print e Materia. Print e Materia ci ha arricchito la Loggia dei Cavalieri, credo che una loggia così colorata non sia mai stata. Un grazie di cuore perché ogni supporto, le Warner Band, ogni supporto che abbiamo avuto ha consentito di arrivare a questo punto. Ce l'abbiamo fatta, siamo riusciti ad arrivare a raggiungere gli obiettivi minimi. Abbiamo aperto 7 negozi sfitti che accoglieranno giovani artisti per un tempo d'arte contemporanea. Abbiamo 50 negozi attivi che ospitano artigiani d'eccellenza del manifatturiero italiano, sia del territorio trevigiano sia del territorio nazionale. Gli abbinamenti sono stati curati uno ad uno con il proprietario del negozio, che ha fatto un passo indietro e che ha ceduto parte del proprio spazio a titolo gratuito, con il massimo sostegno al progetto, per poter dare una vetrina ad artigiani o di altre città o del nostro territorio ma meno conosciuti. Abbiamo puntato in alto e ce l'abbiamo fatta, perché i nomi che arriveranno a Treviso nel weekend del 10, 11 e 12 giugno sono nomi importanti. I mestieri scelti sono fra i più conosciuti del manifatturiero italiano, la lavorazione del coccodrillo e del rettile che sarà ospitata nel negozio Douglas, la lavorazione dell'incisione sull'acquaforte come stampe, produzione di stampe nella libreria Canova, la lavorazione della pelle, borse da intimissimi Moroni Vex. Il più bello avvenimento per me è quello nato però fra due realtà della città, fra la profumeria Valim di Glemur e il negozio Varisco. Varisco ha il coglie all'interno dei propri spazi, la profumeria Glemur che è concessionaria di Lorenzo Villoresi. Lorenzo Villoresi è uno dei nasi italiani importanti, ha vinto il Prix Coty, cioè i francesi hanno premiato un italiano come miglior profumo artigianale, questo la dice lunga sul livello di Lorenzo. E Lorenzo è presente a Treviso nel negozio di Silvia, sarà nel negozio di Marco Varisco Marco espone i suoi cristalli all'interno del negozio di Silvia. Abbiamo praticamente fatto un tornado che rimescola un po' tutte le carte per Treviso. Proseguo con gli abbinamenti. A Preparì ospita il Merletto di Burano. Siamo molto riconoscenti a Martina Vidal che è presente questa sera. È stato un sostegno particolare che ha voluto dare enfasi alla candidatura del Merletto di Burano come patrimonio intangibile dell'umanità.
Alle mie spalle potete vedere la mappa che abbiamo creato. I punti blu sono i negozi TAD, cioè i negozi attivi che ospitano gli artigiani. I punti verdi sono i siti artistici della città, musei, biblioteche. Abbiamo integrato con negozi di antiquariato artistico e gallerie d'arte contemporanea. In rosa i negozi sfitti aperti all'arte. I punti rossi invece sono le partenze dei nostri itinerari. Individueremo due itinerari, l'itinerario dell'arte che unirà i punti verdi e i punti rosa e l'itinerario delle botteghe, tra botteghe e mestieri, che unisce invece 50 punti TAD. Perché siamo voluti partire dalla periferia? Perché il nostro concetto di città è che il centro storico si allarga e abbraccia la periferia e la periferia entra nel centro storico. Treviso per fortuna è in pianura, non ha troppe salite e non è così grande, si può fare a piedi ma in bicicletta. Abbiamo deciso di dare le partenze dei nostri itinerari da due negozi di biciclette che le daranno a noleggio ad un prezzo convenzionato. Quindi l'idea è che in quei tre giorni il visitatore in bicicletta conosce angoli meno noti della città, scopre artigiani all'interno dei negozi, vede negozi che normalmente sono chiusi, aperti, puliti, scintillanti, con giovani artisti al loro interno e riscopre la città a piedi in bicicletta della sua meraviglia, la vive per quello che è. Il punto giallo del centrale è strategico per noi perché è la sede di Casugana dove il sindaco gentilmente ci ha concesso degli spazi per tenere i laboratori per bambini. I laboratori hanno l'obiettivo di promuovere i mestieri artigianali. I laboratori hanno l'obiettivo di promuovere i mestieri artigianali e nella nostra esperienza con Lisa abbiamo visto che il fatto di farli dimore monumentali crea un contesto completamente diverso. Siamo privilegiati a vivere in Italia, abbiamo un patrimonio che tutti i giorni ci riempie gli occhi della nostra bellezza. Dobbiamo avere il coraggio di continuare ad ammirarlo e di non essere stanchi. Il fatto di aver chiesto Casugana è proprio la nostra esigenza di usare quello che c'è, di approfittarlo, di approfittarne e di goderne perché è nostro, ce l'abbiamo qui e normalmente non si entra a Casugana, invece vederlo, sedersi con ago e filo per imparare a fare un mosaico, per mettere le mani in pasta come si dice, questa è TAD, è riscoprire quello che abbiamo e mettersi in gioco. Siccome siamo grandicelle, noi pensiamo anche ai bambini, agli adulti e quindi i laboratori non sono solo per i bambini ma sono anche per noi grandi, ce ne sono di ogni genere, gli operatori sono tutti di primissimo livello, alcuni del territorio, altri di fuori, perché vogliamo proprio proporre il meglio di quello che ci circonda. I laboratori sono l'unica cosa a pagamento che troverete nel progetto TAD, perché per il resto TAD è libera e gratuita ed è la nostra città aperta per noi. Per cui biciclette, tanta bicicletta, tanta curiosità, tanta voglia di conoscere nomi che per la prima volta vengono a Treviso e per la prima volta si sentono ospiti all'interno di questa città che è meravigliosa, più la studio nelle mappe, negli scorci, che hanno fatto fare anche la corsa, ho fatto la corsa, Treviso così in rosa e devo dire sono sempre più incantata della meraviglia di questa città. E vale la pena esserci, vale la pena essere curiose e soprattutto conoscere gli artigiani e i negozi che li ospitano. Una parola speciale per i negozi. Molti negozi non mi conoscevano e sono entrata in punta dei piedi, imbarazzatissima, perché chiedere a un proprietario di negozio che supera le difficoltà quotidiane di questi tempi, dirgli per piacere, fatti un passo più in là, lasciami qualche metro del tuo meraviglioso spazio per ospitare un estraneo, non è così automatico. Bene, tutti i negozianti hanno reagito con un entusiasmo meraviglioso, ospitano gli artigiani a titolo del tutto gratuito, avrebbero potuto chiedere una percentuale su quello che l'artigiano può vendere durante i tre giorni della manifestazione, nessuno.
nessuno l'ha chiesto, tutti mi hanno detto questo progetto ci piace, vogliamo esserci, è il progetto della nostra città, è il progetto che ci rende belli davanti agli occhi del visitatore, noi ci vogliamo essere. Io sono commossa da questo perché non me l'aspettavo una reazione di questo tipo. Purtroppo non li ho potuti ancora fotografare tutti con la paletta TAD, ma ci arriveremo, ci arriveremo. Grazie, grazie di cuore, è stato bellissimo conoscervi. Aggiungo solo una piccola cosa, circa i laboratori, intanto gli aspetti numerosi, sia bambini che adulti, e ci sarà un ospite d'eccezione che non riveliamo ora, e il comune ha superato se stesso perché rompiamo gli schemi ospitando anche la scuola di circo. E si possono cimentare anche gli adulti, mamma e papà, per cui vi aspettiamo per divertirci, imparare e scombussolare il palazzo municipale. Grazie assessore. E grazie a Silvia, perché senza Silvia io non saprei, non avrei saputo fare un passo. Silvia ha il dono di tessere i figli, di tenerli in mano, di unirli e di portarci dritta al versante. Grazie Silvia, sei stato l'unico pensiero. Lisa che l'ha già introdotta con i laboratori, e Lisa per i negozi sfitti e l'arte, è il momento dell'assessore. Prego. Grazie e buonasera a tutti. È difficile parlare dopo Giovanni, perché è veramente dirompente sotto tutte le sue forme, nel senso che ci ha coinvolto, ci sente adesso. È difficile parlare dopo Giovanna, però credo che alla luce di tutti questi ringraziamenti devo dire che è stata un'avventura fino adesso, una bellissima avventura. E Giovanna ha già ringraziato tantissimi sponsor, tutti gli sponsor che ci hanno aiutato in questa impresa. Permettetemi di ringraziare due sponsor che sono stati insieme con le ragazze, insieme con me, i promotori, perché senza di loro non saremmo partiti. Ma sono anche la parte più importante del progetto, perché oltre ai laboratori, oltre ai giovani, oltre ai ragazzi, i veri interpreti di questa avventura bellissima che ci stiamo preparando sono fondamentalmente gli artigiani e i commercianti. Quindi un grazie particolare va a Confcommercio e a Confartigianato, che ha creduto, che hanno creduto immediatamente. Però devo dire che la grande sfida, ma soprattutto la grande impresa, è stata quella di controllare queste cinque donne, perché sono cinque vulcani e credetemi che non è stata un'impresa semplice riuscire a fare le teste, perché loro sono veramente fortissime e di questo credo che ne avremo occasione di vederlo all'opera. Quindi siamo veramente tutti particolarmente contenti. La città è aperta, si apre una nuova sfida, noi stiamo impegnandoci in maniera particolare per cercare di, chiamiamo così, di rivitalizzare il centro, di ridare una vita e un aspetto a una città che per tanti anni ha vissuto in maniera estremamente importante il proprio centro, ma che ora per mille motivi. Un grazie a tutti gli sponsor, un grazie a tutti voi, un grazie a tutti i commercianti, a tutti gli artigiani, e un applauso fortissimo a queste cinque fantastiche donne che ci accompagneranno per tutto il mondo. Grazie, grazie mille. Allora, 10, 11, 12 giugno, Treviso d'Arte Diffusa, www.trevisodartediffusa.it e la pagina Facebook alla quale voi pochi minuti fa avete messo mi piace, ve lo ricordo, Treviso d'Arte Diffusa. Se volete essere veramente avanti, dovete farvi il selfie con la nostra paletta TAD. Dovete fermare ognuno di noi e chiedere il selfie, postarlo nei social con l'hashtag TADANCHIO. Detto questo, grazie di cuore a tutti.